piazza Montecitorio, dove i veri protagonisti sono stati i ragazzi a sostegno della libertà di scelta educativa dei genitori, come la Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali, che come sempre in prima fila scende in campo per difendere la parità, con il suo presidente Giovanni Piccardo. Si tratta di un settore in crisi perché è riservata solo alle famiglie più abbienti. Occorre una mobilitazione generale per portare l'Italia alla situazione degli altri paesi europei, in cui il servizio dell'istruzione è affidato sia allo Stato che agli enti pubblici e privati in regime di sussidiarietà. A 20 anni dalla legge 62 sulla parità scolastica, oggi ancora si discute su un dato che dovrebbe essere condiviso da tutti, come afferma Giusy D'Amico, presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia. In tempo di coronavirus, proprio la famiglia, che ha tenuto con forza straordinaria la precaria stabilità emotiva, psicofisica, oltre che mettersi in gioco con la didattica a distanza per accompagnare l'istruzione dei figli, si è vista sottratta la libertà di scegliere ancora la scuola, che più corrisponde al bagaglio dei propri valori etici, filosofici, culturali, religiosi. Presenti molti esponenti di partito che in modo trasversale si sono espressi a difesa del diritto di giustizia sociale, presenti tra i tanti anche Stefano Fassina, di LeU, che ha sottolineato come non può essere ignorato il grido di dolore di tutte quelle scuole pubbliche paritarie a rischio chiusura a settembre. Hanno preso parte al dibattito in piazza anche il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia al Senato, l'onorevole Maurizio Gasparri, il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, Giusy Versace di Forza Italia, l'onorevole Simone Pillon della Lega. Dopo le tante dichiarazioni di politici schierati a favore del tema, ci si augura si concretizzi nelle aule del Parlamento l'approvazione agli emendamenti proposti e si apra il tempo di un nuovo movimento